Aurelio Mancuso, qui in piazza oggi 5 marzo, per cosa? Per ricordare che in questo paese mancano la parità di diritti. Il nostro obiettivo dopo le unioni civili è il matrimonio egualitario. Il matrimonio egualitario anche perché questa legge che è passata è una legge comunque a ribasso. Questa legge intanto deve ancora passare alla Camera. È quello che la politica in questo momento è riuscita a fare, dà tutti i diritti che riguardano anche il matrimonio eterosessuale, però non è la nostra legge, l'abbiamo sempre detto, noi vogliamo essere cittadini davanti allo Stato uguali agli altri. Oggi è possibile essere uguali dinanzi alla legge come recita la Costituzione? Non è ancora possibile e questo non riguarda solo i cittadini LGBT, riguarda i migranti, riguarda le donne che hanno leggi sì a tutela ma che sostanzialmente ancora non lo sono. C'è ancora una grande battaglia da fare per i diritti civili. Io ringrazio Aurelio Mancuso per l'impegno che ha in questi anni avuto e quello che continua ad avere soprattutto. Grazie a tutti voi perché è il popolo che ci dà la forza per continuare questa battaglia. Buona manifestazione. Grazie. Ciao.